Momenti di tensione a Compiano nel corso dell'assemblea per discutere sul progetto di parco eolico del Santa Donna. Poi tutto rientra nei parametri di un normale dibattito. L'Istituto Comprensivo Manara di Borgotaro si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo provinciale di pallacanestro femminile ai giochi sportivi studenteschi, qualificandosi per le finali regionali in programma a Cesenatico alla metà di maggio. Stress da lavoro, revanchismo individuale, lucida follia sono gli ingredienti per un terrificante atto di protesta che Saverio Fattori analizza nel romanzo 1247 Strage in fabbrica. Valtarese in prima categoria e Solignano in seconda si giocano domani buona parte delle possibilità di salire nella serie superiore. Derby d'Alta Valle a Isola tra Valgotra e Compiano. I Diavoli Rossi si giocano questa sera al Palaraschi l'intero campionato in una sola partita. La società chiede il sostegno del pubblico delle grandi occasioni. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Dopo le sollecitazioni arrivate dagli abitanti delle frazioni di Cereseto, Strela e Caboara, che si sono pronunciati contro la costruzione del parco eolico sul Santa Donna, anche il comune di Compiano ha indetto una pubblica assemblea per discutere sull'argomento. Sala consiglio naturalmente gremita, qualche momento di tensione, ma nessun episodio al di sopra delle righe. Il dibattito comunque continua. Claudio Zanini, è molto faticoso affrontare queste assemblee pubbliche. Comunque questa sera alcuni lati positivi sono usciti. Sì, noi siamo venuti per spiegare il progetto, per dare più informazioni possibili e dettagli su quanto è stato presentato in provincia. È un progetto molto diciamo esaustivo, ci sono un sacco di documenti anche molto tecnici. Volevamo stasera dare un po' di spiegazione di tutte le carte che sono presentate in maniera comprensibile alla popolazione di Compiano. Ecco, c'è stato qualche momento abbastanza caldo, abbastanza surriscaldato, con qualche atto un pochettino di... è abbastanza normale in queste assemblee? Sì, abbastanza normale non dovrebbe essere, in teoria dovremmo avere un discorso, una conversazione pacata sugli argomenti. Noi cerchiamo di comprendere naturalmente tutte le posizioni di chi abita vicino, di chi non ci abita, di chi sostiene, di chi non sostiene il progetto, e cerchiamo di dare le spiegazioni. L'importante secondo noi è che la popolazione sia correttamente informata, e da questo punto di vista noi abbiamo fatto il massimo. Questo qui è un progetto dove noi abbiamo investito parecchio anche in termini di studi, abbiamo delegato un sacco di studi a professionisti del settore della zona, proprio perché conoscevano e conoscono al meglio la regione, proprio per dare un imprinting locale a tutto il progetto. Ecco, a proposito di locale, qualcuno si è lamentato dei politici che non hanno informato, soprattutto nel comune di Borgotaro, non hanno informato adeguatamente la popolazione. Riuscirete a pezzarla questo problema? Beh, questo è dell'informazione, io l'ho detto, ho chiesto pubblicamente scusa qui alle persone di Compiano, c'erano anche persone di Borgotaro direttamente che vivono direttamente in prossimità del parco eolico. Questo io personalmente ho chiesto scusa perché ritengo che noi forse come società potevamo dare più informazioni in tempi diciamo ancora un po' prima, diciamo, di quanto lo stiamo facendo adesso. Però nulla è perduto. Nulla è perduto, il progetto è lungi dall'essere realizzato, il progetto andrà ancora rivisto, ottimato, ancora ci saranno ancora diverse presentazioni e anche magari con argomenti specifici dove verranno in quelle sedi gli specialisti a spiegare, a parlare dell'impatto dell'acustica, dell'impatto sulla geologia, dell'impatto visivo e via di seguito. Secondo me quello che è importante è dare il massimo di informazioni possibile e più comprensibile, ma nulla è perduto da questo punto di vista. Noi siamo aperti a continuare a dare informazioni. Ecco, stasera è uscita poi il fatto di questo 3% in più distribuito su tutta la popolazione dei comuni, non solo sul comune di Borgotaro, e magari diviso anche ad esempio con le associazioni di volontariato. Sì, questo è un presupposto che noi abbiamo sempre sostenuto nella discussione
con Borgotaro. Questi, il sindaco nell'ultima presentazione in televisione, nell'ultima diretta, ha detto che si tratta effettivamente, sulla base della produzione prevista, di circa 400.000 euro. Noi pensiamo che almeno la metà di questo importo debba essere investito da coloro, associazioni, gli stessi, al limite anche gli stessi comuni, che sono sul territorio, sono in prossimità. Dunque Compiano, Bardi e Borgotaro, io auspico che ci sia un discorso meno politico e più diretto sul territorio. Sindaco, tutto sommato è andata bene, i toni sono rimasti pacati, il dialogo c'è stato qualcuno che ha chiesto anche le dimissioni di qualcuno della giunta, ma si è poi calmata la situazione. Sì, è rientrata nei toni che noi abbiamo voluto dare a tutto l'incontro, perché siamo stati sollecitati dalla cittadinanza per capire la posizione anche del comune, quindi visto che lunedì sera abbiamo già convocato consiglio comunale, aggiungiamo un punto all'ordine del giorno dove prenderemo una decisione e speriamo sia condivisa da tutti, perché come è stato detto stasera la prima cosa da valutare è proprio l'effetto salute. A proposito della salute, nessuno ha messo in discussione questa cosa, cioè nel senso che il primo aspetto che prenderete in considerazione è proprio la salute dei cittadini, poi tutto il resto è un pochettino più opinabile. Sì, capiamo certamente l'impatto ambientale, l'impatto visivo, e quindi anche su questo possiamo essere e siamo vicini al cittadino, perché il territorio cambia il suo aspetto totalmente, diciamo. La cosa che vogliamo sottolineare è proprio questa, la salute del cittadino. Pur soffrendo più del previsto, le ragazze dell'Istituto Comprensivo Prospero Valeriano Manara di Borgotaro hanno vinto il titolo provinciale di pallacanestro femminile ai giochi sportivi studenteschi ed ora sono attese alla prova della fase regionale. Squadra prima classificata, Istituto Comprensivo Manara di Borgotaro. Per il secondo anno consecutivo la squadra di pallacanestro femminile dell'Istituto Comprensivo Manara di Borgotaro si è aggiudicata il titolo provinciale dei giochi sportivi studenteschi. Semifinali e finale del torneo si sono disputate nella medesima giornata presso la palestra di Via Fleming a Parma. Nella prima partita le borgotaresi hanno liquidato senza eccessivi patemi d'animo le portacolori della scuola media Giacomo Ferrari, giungendo a tratti a trovarsi anche con 20 punti di vantaggio. Nell'ultimo quarto, tuttavia, hanno preferito tirare il fiato in vista della partita successiva, limitandosi di conseguenza a controllare il recupero delle avversarie e vincendo l'incontro per 37 a 29. Decisamente più sofferta la finale contro l'Istituto Comprensivo Montebello, squadra rivelatasi decisamente ostica e che in alcune occasioni si è ritrovata anche in testa alla gara, mai però con un vantaggio superiore ai 2 punti. Grazie ad una maggiore capacità tecnica complessiva, le borgotaresi sono però riuscite ad avere ragione anche di questa compagine, aggiudicandosi la partita per 35 a 30. Ora si attendono comunicazioni relativamente alla fase regionale, che per la scuola di Borgotaro prevede sicuramente la disputa della semifinale in programma in provincia di Reggio o di Modena entro il 4 maggio prossimo e, in caso di vittoria, la finale a Cesenatico nella seconda metà dello stesso mese. Un avvincente dramma psicologico con evidenti risvolti sociali nel romanzo 12:47 Strage in fabbrica di Saverio Fattori, presentato presso la Biblioteca Manara di Borgotaro. 12:47 Strage in fabbrica, ovvero un'analisi in veste di romanzo dei meccanismi che possono dare origine a gesti estremi apparentemente senza una motivazione logica. Fatti di cui sono piene le cronache, con persone che uccidono dei propri familiari oppure dei vicini di casa o ancora colleghi e datori di lavoro, per poi nella maggior parte dei casi suicidarsi. Fatti a prima vista inspiegabili.
spiegabili e pertanto generalmente classificati come atti di umana follia. Saverio Fattori non si è voluto accontentare di questa spiegazione semplicistica, ma ha cercato di portare alla luce i ragionamenti dell'autore di un atto terrificante: il collocamento di un ordigno esplosivo nella sala mensa di uno stabilimento, regolato in modo che lo scoppio avvenga nel momento di massimo affollamento e colpisca indistintamente tutte le figure dell'azienda, dal dirigente all'impiegato, al tecnico, all'operaio. Interessante è anche la formula scelta da Saverio Fattori per proporre questa analisi, ovvero il dar voce a colui che compie questa azione clamorosa, facendogli raccontare in prima persona come l'idea viene maturata, preparata ed attuata. Lui durante la notte, prima dell'eccidio, cerca di convincere il lettore di giustificare il suo gesto. È una narrazione che è sempre sul filo della follia, quindi lui alterna analisi lucide sul processo produttivo, come invece a volte ci troviamo di fronte a una persona che molto probabilmente ha proprio delle percezioni completamente errate, quasi lisergico. In alcuni momenti è un incubo. Un incubo che prende origine da un fatto verosimile, molte volte accaduto anche nella realtà, il quale agisce come detonatore a precedenti situazioni di stress e alienazione. Il protagonista viene silurato, cioè viene degradato in fabbrica, cioè è un tecnico del controllo qualità. Il 28 giugno, il suo responsabile lo isola, gli dice: guarda, tu da settembre sarai un operaio semplice. Probabilmente lui era già alienato, probabilmente, però diciamo che questa è stata una specie di goccia, cioè gli si è chiusa la vena, per dirla un po' in maniera semplice, e così pian piano la sua follia in qualche modo inizia a macerarsi sempre di più, e praticamente in lui così prende... cioè prende la coscienza che solamente un'azione del genere potrà in qualche modo redimerlo. Fondamentale sottotraccia del romanzo è anche l'illustrazione di quei fenomeni di disturbo psichico a cui può portare il cosiddetto tran tran quotidiano, soprattutto in presenza di lavori ripetitivi, senza prospettive e in ambienti di mentalità ristretta. Cioè, nel momento in cui c'è un problema di recessione, di crisi, di aziende che chiudono tutti i giorni, io torno ancora a interrogarmi, quindi in maniera un po' fuori dal tempo, su quanto sia comunque negativo recarsi tutti i giorni nel medesimo ambiente di lavoro, vedere le stesse persone che hanno visto lo stesso programma televisivo, e quanto poi questo in qualche modo chiuda le porte del nostro cervello, no? Quindi, cioè, in realtà il tema è molto molto attuale, cioè il lavoro, ok? Però, come posso dire, torno a interrogarmi su diciamo problematiche che erano sentite in maniera più sensibile in altri anni. In anni tipo gli anni 70, che sono passati in fondo 40 anni, ma sembrano 400 anni, perché il mondo è talmente cambiato. Si preannuncia un'ampia ed articolata discussione nel corso della seduta del Civico Consesso Borgotarese, in programma per lunedì sera alle 20.30, relativamente al documento presentato dal gruppo di minoranza Gente del Borgo sul parco eolico del Santa Donna. Un argomento sicuramente scottante, che con tutta probabilità farà confluire nell'aula consiliare di Palazzo Manara un folto ed interessato pubblico. All'ordine del giorno anche la proroga all'Agenzia Equitalia per la riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani e l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012. Gara per cani da ferma su pernici domani, domenica 28 aprile, con raduno alle ore 7 in località Pontolo, nel comune di Borgotaro. La manifestazione si svolgerà su due campi di gara: campo B per i residenti nell'ATC Parma 6,
Campo A libera a tutti. Quota di iscrizione 20 euro comprensiva di colazione sul campo gara. Premi ai primi 5 classificati per ogni campo gara e verranno inoltre premiati i primi 3 cani dei cacciatori iscritti al Beccacciai Valtaro. Per informazioni telefonare a Walter Sabini al 333 2787 781 oppure presso la Federcaccia di Borgotaro allo 0525 920 012. Sempre domani, domenica 28 aprile, verrà recuperata l'escursione ai Salti del Diavolo non tenuta il 21 aprile scorso per maltempo. Il ritrovo alle ore 9 presso la stazione ferroviaria di Ghiare di Berceto, quindi trasferimento in auto in località Chiastre di Berceto, da cui avrà inizio l'escursione alle ore 10. Il rientro è previsto per le ore 15. Per informazioni e prenotazioni contattare Antonio Mortali al numero 339 7843072. Quota di iscrizione 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni.